solo 10 secondi per scegliere una cosa da salvare tra queste opzioni. Cosa scegli? Ma potrai scegliere un'altra cosa se ti iscrivi al canale. Dunque, abbiamo il nostro cane, il figlio di qualcun altro e $5,000. Io direi che andrei come prima cosa sul figlio di qualcun altro, lo salvo e poi mi pappo i 5,000 euro. Il cane lo lasciamo andare, tanto se la cava da solo. Vediamo cosa sceglie. Sceglie anche lui il bambino, perché il cane sa nuotare. Let's go. Ma adesso chi è il rapitore? Ok ragazzi, abbiamo 3 immagini tutte quante identiche. I primi 2 hanno 2 bambini, l'ultimo una bambina. Non ne ho idea ragazzi. Secondo me io vado di A, perché quello che sembra meno sospetto c'ha le cose da lavoro, quindi vado di A. Ok, vediamo se ho indovinato. Let's go! Perché? Qual è la soluzione? Perché questo qua sarà di spalle. What? Oggi solveremo tantissimi altri quiz. Se vedi il video fino alla fine, fammi sapere quanti ne riesci a risolvere. Sei bloccato in una stanza, quale porta scegli per salvarti? Dietro questa porta c'è un serial killer che ha ucciso 300 persone nel 1890. Dietro la porta centrale ci sono fiamme a 1830 gradi Fahrenheit. Non ho idea di quanti siano, ma sicuramente tantissimi. E dietro l'ultima porta c'è del nitrogeno liquido che ti congelerà. Allora, secondo me le prime 2 cose mi ammazzano sicuro, quindi vado col serial killer del 1800, perché qui il trucco è che il serial killer è morto, perché lui era nel 1800, non nel 2023. Ok, mancano pochi secondi, vediamo cosa sceglie, vediamo qual è la soluzione giusta, se ho ragione o sbagliato. E serial killer, lo sapevo, let's go, perché è morto, ve l'avevo detto, sicura, sicura era questa. Quale è finta? Ok ragazzi, palesemente la sinistra, dai. Dai che la sinistra è finta, ok, ovviamente. Qui già è un po' più difficile, ma se non sbaglio la finta è comunque la sinistra, giusto? Sì. L'India è la destra, l'India è la destra. Anche questa qua mi sembra che la bandiera indiana vera abbia quel cerchio intorno. Sì, giusto, la destra è sbagliata, ok. Ok, questa qua è un'altra cagata grandissima. Palesemente la destra. La sinistra sembra fatta su Paint. Mamma mia. Ok, perfetto. Let's go. Questa è palesemente la destra, perché fa schifo. Rosso, blu, rosso. Non si può vedere. Invece bianco, blu, rosso. È molto, molto più figo. Quindi giusto. Non ne sbagliamo una. L'Argentina la conosciamo tutti quanti, direi. E quella finta è ovviamente a destra, giusto? Let's go. Ok, Portogallo, ovviamente, anche questa qua la conosciamo tutti per lo stesso motivo, la finta alla sinistra, giusto? La finta alla sinistra, ovviamente. Non ne sbagliamo una, Brasil. La finta è sempre la sinistra, quel contorno bianco se non sbaglio non c'è, giusto? E la finta è la sinistra, tutte le azzecchiamo. Bangladesh è la destra la finta, è palesemente verde e rosso, non rosso e verde, giusto? È la destra? Let's go! Sapevi la storia dietro questi loghi? Ok, Pepsi. Vediamo qual è il significato dietro il logo della Pepsi. Ok, se lo giri è scritto is dead. What the... Non ho capito. È morta la Pepsi? Perché l'hai girata? È morta? Boh, vediamo la Hyundai. Magari è qualcosa di più figo. Ok, qual è il segreto dietro il logo della Hyundai, ragazzi? No! Ok, è un cliente e il venditore che si scambiano la mano. Figata, ragazzi, ok. Non ho idea nemmeno di cosa sia questa azienda. La Baskin Robbins. A quanto pare il 31 in mente, perché hanno 31 gusti di gelati. Fantastico. Ok, Amazon, questa la so. È perché c'è la freccia sotto dall'A alla Z, perché su Amazon puoi prendere tutto ciò che è dall'A alla Z. C'è tutto. C'è tutto, giusto? Giusto, Amazon vende tutto. Ok, le Beats, le cuffie, anche se le Sennheiser sono molto meglio. Qual è il significato di questo logo, ragazzi? Vediamo, ok. No way, è una persona con le cuffie. Ottimo. Della Levi's, qual è il significato dietro il logo della Levi's? Ah, ok, perché fanno i pantaloni, capito, quello sta a significare. Ah, ok, parte del tuo corpo. Uno strano virus, un'altra volta, sta modificando le creature della Terra, ok? Abbiamo un'iguana che diventa una tartaruga alce con le zampe di panda. Tu sei intrappolato nel laboratorio con il virus, devi uscire. E ci sono, come sempre, 3 porte davanti a te. Nella prima porta abbiamo delle piante carnivore. Nella seconda delle zanzare spara acido. Fantastico. E nella terza una
giga tigre. Allora direi che la terza non ci pensiamo nemmeno. Le opzioni sono tra le zanzare sparacido e le piante carnivore. Le zanzare già le odio così, quindi andrei nelle piante carnivore, anche perché sono piante, quindi sono ferme, io le schivo. Se non le tocco non mordono. Le piante carnivore le devi toccare per farle attivare. Pam pam, sono piante, sono cieche, non ci vedono, non si muovono. Ovviamente abbiamo ragione, come sempre. Quale colore è diverso? Livello 1, easy, ovviamente è il 7, ragazzi. Direi che questo qua l'hanno azzeccato tutti quanti, giusto? Ok, perfetto. Livello easy ancora, il 3. Qui, anche qui, facilissimo, è il 5. Dammi il 5, vediamo. Ovviamente è il 5, ragazzi, ovviamente. Qui già... Ok, no, è il 9. Non avevo visto che usciva, dicevo, impossibile. E invece è il 9. Qui è palesemente il 2. Inizia a diventare un po' più difficile, ma è il 2. Anche qua è il 3. Easy. Io vado di 6, ragazzi. Secondo me è 6. E qui è 1, giusto? Sì, è 1. Ok, qua inizia a diventare difficile, ma è il 4. È il 4, giusto? Sì. Godo, è il 4. Ok. Qua inizia a diventare interessante. Secondo me è l'8. Leggermente più chiaro, mi sembra. Sì. Andiamo, qua inizia a diventare difficile. Mi piace. Il 2 è anche qui più chiaro di un pochino. Sì. Let's go. Qui è il 5 più scuro. 5 più scuro. Vamos. Saresti il discendente di Leonardo da Vinci. What the fuck, perché non sono daltonico. Leonardo da Vinci è la persona meno daltonica del mondo. Il 4. Questo è il 4. Sì, questo è ancora più facile, secondo me. Ok, è il 9. Dai, dammi roba più interessante. Il 9. Let's go. Qui è il... Oh mio Dio. L'8. No, ok, questa l'ho sbagliata. Non ho idea. Il 9. No, il 10. Mamma mia, pure così ho sbagliato. No, questa qua non ce l'ho fatta. Cosa faresti per sopravvivere? Apri la porta oppure spacca il vetro? Spacca il vetro, perché aprire la porta sott'acqua dovrebbe essere più difficile. Anche se non siamo completamente sott'acqua. Anche perché poi si apre la porta. E infatti, si apre la porta, entra l'acqua. Il vetro, giusto. Plane crash, brace position, lean position. Secondo me, quello di a sinistra, se appena l'aeroplano si schiaccia, ci sfonda la fronte qua, se la spacca. Quindi vado sì, di là, a destra. Sicuro. Ok, qui prova a entrare nella paglia o nell'acqua. Assassin's Creed mi ha insegnato che la paglia ti toglie il fall damage da ovunque. Quindi la paglia. Giusto. Viva Assassin's Creed. Let's go. Ok, se stai contro un gorilla, no, statti vicino e non guardarlo negli occhi. Lascialo in pace. I gorilla sono dei pacifisti, sono semplicemente enormi. Giusto. Let's go. Contro un toro non riuscirai mai a correre più veloce di un toro, quindi diciamo distrailo con il cappello e poi buttalo via. Non riuscirai mai a correre più veloce di un toro. Ovviamente, ragazzi. Ci sono due persone di fronte a te. Un tuo amico e un impostore. Sus. Questa volta prima di Among Us, quindi non l'hanno fatta apposta. Ok, dobbiamo vedere chi è l'impostore da queste domande. Sono identici, come possiamo vedere. Chi è l'impostore? Vediamo. Sanno le stesse cose su di te. Vediamo. Voglio vedere. Hai solo un bullet, ovviamente. O ammazzi l'impostore o ammazzi il tuo amico. Se sbagliamo a sparare ci ammazzerà immediatamente anche. Quindi vediamo. Come faccio a saperlo? What the fuck? Come faccio a sapere cosa? Mi ha detto che sanno le stesse cose su di me? Però non sanno le cose sull'amico. Quindi io direi, ragazzi, che gli chiedo tipo: in che anno sei nato? What? Perché hanno la pistola? Ma non sapeva che essere una pistola. Quello che uno vi dice è l'impostore. No, non ha senso, perché l'impostore non è deficiente. Non la butterebbe. Non ho capito. E invece cosa scegli? Dire sempre la verità o dire sempre bugie? Dire sempre la verità. Perché poi dicendo bugie ti va a incasinare troppo. Non poter mai più parlare o dire tutto quello che ti passa nella mente. Normalmente sceglierei non poter mai più parlare, però non potrei fare video, quindi diciamo tutto quello che passa nella mente. Ti faccio bannare dopo il primo video e si va a casa. Ho un'altra escape, ragazzi. Siamo dentro una caverna. Già non mi piace. Ovviamente subito la caverna inizia a tremare. Stiamo crepando, bellissimo. Cosa dobbiamo fare per scappare? Ci sono 3 porte, forse? Vediamo. Ok, dobbiamo scegliere destra o sinistra. Sempre la destra. Vai a destra, bro. No, sarei dimenticato. Vai a destra, bro. Ok, ci sono 4 tunnel questa volta addirittura. Pipistrelli velenosi che ti ammazzeranno immediatamente. Non esistono. Calore del sottoterra. Nel secondo. Nel terzo, gas tossico che uccide ogni tipo di animale. E poi piante radioattive che ti ammazzano con un solo tocco. Anche questa volta scelgo le piante perché, come detto, basta che
non le tocco e sono safe. Il gas mi soffoca subito, il fuoco mi brucia subito, i pipistrelli mi ammazzano. Solo che mi toccano, possono volare, sono velocissimi, quindi scelgo la pianta. C'è il gas. Il gas uccide ogni tipo di animale? Ma tu sei un umano? Non ha scoperto, gli umani non sono animali. Qual è la situazione più fastidiosa? Ok, quando qualcuno si rilassa un po' troppo. Poi quando qualcuno è dietro di te. No, qualche volta capita che andiamo facendo un video e passa qualcuno da dietro, non è... È un po' di fastidio, però non tanto. Quando qualcuno sbatte la porta, sono io che sbatto le porte, quindi troppo forte, quindi non riesco a controllare la mia potenza. Quindi può darsi. Quando qualcuno sta troppo al telefono, mi dà un cristo di fastidio. Ho fatto qua scadere la luce, ok? Quando qualcuno è troppo vicino a te, anche questo qua, che per adesso è comunque il telefono. Quando qualcuno parla troppo durante il film, no. No, non mi dà tanto fastidio. Quando qualcuno ti guarda diretto negli occhi per nessun motivo, prenderlo a cazzotti, spaccagli la faccia e hai fatto, ok? È quello del telefono, palese. Quando ti dà fastidio quando le persone gli parli e non ti rispondono. Preferiresti morire a 20 anni senza rimpianti o morire a 50 con tanti rimpianti? Tutta la vita a 50 con tanti rimpianti. Anche perché, come dice qua, avere rimpianti fa parte di una vita normale. Preferiresti poterti teletrasportarti ovunque oppure poter leggere le menti delle persone? Leggere le menti delle persone sarebbe OP, ragazzi. Essere amato da tutti o essere temuto da tutti? Essere amato. Se sei amato da tutti, non ha senso essere temuti da tutti. Cosa preferiresti? Sapere che giorno morirai? Oppure sapere come morirai? Come? Come? Ci lo evito. Appunto, smetti di saperlo, concordo. Nessuna delle due, nessuna delle due. Però se devo scegliere. 500 anni nel 500 anni nel passato, tutta la vita. Medioevo, spade, let's go! Si combatte! Dang, dang. Damn. Il passato, no, no, non me ne frega niente. Il passato non può essere immaginato dai libri. È tutto sbagliato, dividerlo di persona. Sai quante cose non siano del passato? Non poter mai più usare il touchscreen. Oppure non poter mai più usare tasto e mastiera. Tutta la vita non poter mai più usare tasto e mastiera. Se no i video come li faccio? In alcune situazioni non ti servono entrambi, ma per fare i video mi servono tasto e mastiera. Iscriviti, ciao!